Cesara Buonamici rivela chi è il migliore al Grande Fratello 2023. L'opinionista e giornalista ha deciso di confessarsi a tutto tondo a Key Magazine. Il famoso mezzobusto del TG5 ha quindi fatto una sorta di pronostico riguardo un'ipotetica vittoria, qualora il reality finisse adesso. O almeno è quello che ci hanno visto in tanti, partendo da quelle sue parole, sempre dosate a mestiere, ma che lasciano intendere che per lei un preferito c'è come. E non è un lui, ma una lei. Cesara Buonamici ha quindi confessato a riguardo. Forse Giselda, perché ti mette di buon umore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità. Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche. Per Cesara Buonamici quindi la papabile al trono è proprio Giselda Torresan. Ma le cose andranno proprio così? Cesara Buonamici rivela chi è il migliore al Grande Fratello 2023. La famosa giornalista, ora opinionista del Grande Fratello, ha quindi fatto sapere riguardo il suo rapporto con Alfonso Signorini. Direi che lui porta una grande esperienza nel condurre il programma. Io la mia esperienza di conduzione del TG. Se ognuno porta tutto il proprio bagaglio con onestà e impegno, le cose vanno bene. A questo punto Cesara Buonamici racconta ancora riguardo il suo nuovo ingaggio sulle reti Mediaset. È stata una sorpresa anche per me la richiesta dell'azienda. Devo tanto a Mediaset, ho detto sì anche perché è una novità per me e per la mia professione. La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva. Giovani allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono. In effetti, dopo diffidenza iniziale sul suo ruolo da opinionista, oramai il pubblico è tutto dalla sua parte. Cesara Buonamici quindi si rivela uno dei volti più interessanti di questa edizione del Grande Fratello 2023. E forse l'unica vincitrice è proprio lei, fino ad ora.